4! Io! Quale parte di me ho tradito? Oh, ma io mica devo morire! Ho un sacco di cose da fare, non posso morire adesso! La vigliaccheria, invece, è quella cosa che non vi fa muovere, anche se non rischiate niente, ma proprio niente! Io per te sono solo la possibilità di continuare nel tuo fallimento. Non bisogna reprimersi. Reprimersi fa male alla salute. Lo dicono pure Delisir in TV. Né quel mandarino che mi ha tolto cambierà di certo la sua consistenza. Né lei, chiarissimo professore, con i suoi protocolli, mi saprà dire perché a un certo punto il mandarino è spuntato nel mio petto. I miei occhi cambieranno. Sono già cambiati. Signora, ci dispiace, l'abbiamo chiamata tutta la mattina, ma lei non rispondeva. Chiamata? Per dirmi cosa? Che cosa volete ancora da me? Si è rotta la macchina ecografica. Si è cosa? Si è rotta la macchina ecografica. Sa, succede spesso, noi l'abbiamo chiamata, ma lei... Io ero in macchina per venire qui, potevate chiamarmi prima? Ci dispiace, torni la prossima settimana e mi raccomando, la dieta del fantino. Cozzo, cozzo, cozzo. Ho digiunato 3 giorni, mi fionda al bar. 3 succhi di frutta, sì, 3 tramezzini, 2 cornetti, 1 maritozzo, 1 caffè doppio, andò in iperglicemia e vaffanculo. Si danna, si scanna, concorre, fronteggia, si scontra, gareggia, si azzuffa, guerreggia, affronta, confronta, insiste, resiste, affronta, si sfianca, ma lotta e non molla. Bugiardino, bugiardino, ecco, brava, si chiama così apposta. Ma nel bugiardino c'è scritto che questa pilloletta dovrebbe anche prevenire. È una bugia anche questa? Ma signora, ma noi la teniamo sotto controllo con le visite e le analisi, continuamente. Ha ha ha.